Iniziamo il dibattito che è sulla Costituzione. Io sono Andrea Quattrociocchi, sono vicepresidente dell'Associazione Olinda, che ospita chiaramente questo dibattito, costituzionalisti, concerti, musica e quant'altro in questi 4 giorni che abbiamo fatto, organizzato per l'ennesima volta con grande carica, con grande energia, perché crediamo nei valori resistenziali. Questo è un posto che è un ex manicomio, volevo spiegare un po' perché poi non è una location così casuale, è un ex manicomio che è diventato da 20 anni un posto di inclusione sociale, che ha un grandissimo scopo, importantissimo, quello dell'integrazione lavorativa di persone che hanno problemi di varia natura, psichiatrici, ma anche di ex detenuti e quant'altro. Quindi questo è un luogo che da esclusione sociale è diventato un luogo di integrazione importantissima e che appunto dà una mano a moltissime persone, soggetti deboli che hanno bisogno appunto di lavoro, che è la questione centrale ovviamente della vita, una delle tante questioni centrali della vita di una persona. Quindi il lavoro che fa la Brigata Olinda e l'Associazione Olinda insieme alla cooperativa Fabbrica di Olinda, che gestisce di fatto sia l'ostello che il ristorante Yodok, che tutti gli aspetti che riguardano il teatro, la cucina e quant'altro, facciamo in modo che questo posto viaggi su un grande fermento che abbiamo tutti noi come anche volontari, sul fatto di tentare di, oltre a dare lavoro, dare socialità. Qua siamo in periferia, siamo in Comasina Affori, Bruzzano, quindi fare socialità in luoghi di questo tipo non è facile, ci siamo riusciti, o perlomeno tentiamo di riuscirci ogni volta, per fare in modo che questo sia un luogo sia di musica, teatro, cultura e quant'altro, ma anche di socialità, di politica e quindi il tema che abbiamo affrontato in questi 4 giorni, oggi è l'ultimo giorno, è appunto la questione della resistenza, della Costituzione, che ci preme che venga dibattuta anche in un luogo come dire periferico difficile, con la collaborazione dell'AMPI della zona 9, ma di tutte le AMPI di Affori, di Ergano e quant'altro, ma anche del Consiglio di zona. Abbiamo costruito appunto anche questo dibattito, ringraziamo Rossana Lombardo e Francesco Verri, che sono una coordinatrice dell'AMPI di zona 9, e Francesco Verri è il presidente di Affori, AMPI Affori. Quindi con la loro preziosa collaborazione e partiamo a fare questo dibattito, perché ci riteniamo che sia una cosa molto importante, e quindi do la parola a Andrea. Allora, ciao a tutti, partendo dal 25 aprile, cioè la data con cui i resistenti al fascismo hanno dichiarato l'insurrezione nazionale, da qui la festa di liberazione. Insieme a questa cosa qua ci hanno consegnato una carta costituzionale che diciamo che con il silenzio totale dei media stanno dando il colpo di grazia. Mi riferisco al DDL Boschi, nonché alla cancellazione del Senato come organismo direttamente eletto dal popolo, già che non sarà più una Camera di eletti, ma sarà una Camera di nominati. Questo disequilibrio qui comporterà successivamente il fatto che il governo, che diventerà preminente sulle camere elettive, diversamente da adesso,
detterà l'agenda dei lavori della Camera, quindi anche la rappresentanza popolare che si esprime attraverso il voto, poi approfondiremo sul nuovo sistema elettorale per cui i voti non saranno più uguali. Qui c'è proprio la cancellazione assoluta del senso minimo di democrazia, già a partire dal voto, dal peso che il voto non è uguale per tutti. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, la resistenza non è nata nel 43 con l'8 settembre, ma è incominciata prima. Secondo me è importante spiegare che cos'è storicamente il fascismo. Il fascismo non è solo quello con la camicia nera, che con la decima mas, con tutte le stragi che verranno fatte in seguito, ma come nasce il fascismo, ed è proprio attraverso delle leggi molto simili a quelle che stanno passando oggi. Mi riferisco alla legge Acerbo, che è l'introduzione del sistema maggioritario che, con la decaduta del primo governo Mussolini, poi darà il premio di maggioranza assoluto al partito nazionale fascista. Conseguentemente poi ci saranno le leggi fascistissime dove verranno messi al bando i giornali di opposizione, i sindacati, tutta una serie di robe. Questo è il piano Renzi, appunto.